chiedevo è, effettivamente Gravina in Puglia è meglio di Matera? Ma che spettacolo! E allora, quale miglior modo per scoprire se è più bella Gravina di Matera, se è più bella Matera di Gravina, se nessuna delle due è bella o se magari tutte e due sono belle? So solo una cosa, questa volta ho in mente qualcosa di leggermente diverso. Vorrei fare un video dove si sentono tutti i suoni e i rumori di questo viaggio. Nessuna musica, nient'altro. La verdeca. Va bene, sì, cioè, a questo punto... Una delle tre copie a mano della, come si chiama, dell'enciclopedia... La prima enciclopedia dei francesi, che non mi ricordo come si chiamava. Più che altro perché mi sono reso conto montando questo video che forse i suoni effettivi della città, i rumori della città, delle persone, davano quel tocco in più al video che con una musichetta si andavano a perdere. Quindi mettetevi seduti, godetevi lo spettacolo e buona visione. Fauna è particolare. Cosa intendi per fauna? Gli abitanti. Immagino. Sì, sì, questa è tutta la parte più strong. Io lo uscivo con la cesta, te l'ho raccontato qua. Perché non prima andavo ai ragazzi, non c'era pure con mi uscito con la cesta. Cioè qui su richiesta si ha l'accesso alla chiesa di San Michele delle Grotte, però dobbiamo chiamare perché è chiuso. Che posto incredibile è! Cioè, spettacolo! Aspetta, vediamo se riusciamo a far vedere qui la gravina. Ma tu ti senti veramente la fine della Puglia? Sono... Giusto qualcosa per ricordare questo. Questi sono un po' come i susumelli nostri, con le gocce di cioccolato. Susumit. Susumit. E le grotte non erano solamente delle piccole case, ma a volte anche veri e propri luoghi di culto. Ecco perché poi nascono anche le chiese rupestri. Rupestri da rupe, roccia, nel nostro caso sono chiese create nelle nostre grotte naturali. Quella che vedremo adesso è la chiesa di San Michele delle Grotte, la più importante di Gravina. Una grotta più piccolina, e l'uomo ha scavato e ha creato questo grandissimo ambiente, 5 navate per un totale di 15 pilastri. Durante le invasioni da parte di saraceni,
Questi erano i corpi delle vittime, della gente che è stata uccisa durante queste invasioni. In realtà, dopo una ricerca fatta in archivio, abbiamo scoperto che la cattedrale ha al di sotto il suo corpo, che era... Non pensavo che Gravina potesse essere così bella. Cioè, non è neanche, è poco più di mezz'ora da casa mia e ci vado soltanto adesso. Qui ci sono gli scavi aperti, un sacco di chiese rupestri. Come se fosse una Matera in miniatura, però un po' più, anche più immersiva. Vero, Ciù? Che stai a dire, per favore? Poi se dico cose giuste o no, verrò corretto. Giusto? Vedi, è stanca, è provata dal pranzo. Ci siamo mangiati mezza gravina. È un video. Ed eccoci qui a concludere la giornata Gravina mentre festeggiamo il compleanno di Elena. In realtà, motivo principale per cui siamo venuti qui a Gravina. Lei è rimasta bloccata per il lockdown, praticamente 3 mesi in Italia. Oh! Luna e mezza di notte, sono distrutto. Buongiorno. Madonna, ma che è successo? Che focaccia è? Posso fare colazione con questa focaccia? Croccantissima. E poi c'è, con questa ci fai colazione, pranzo, cena, quello che vuoi. Andiamo in bici in campagna, visto che ieri ho mangiato un sacco. Oggi a pranzo più o meno tra... Svolta a destra. Ci sentiamo un po' meno in colpa. Oh, cioè, non è bello. Ah, dovrei essere arrivato. Ciao. Salve a tutti. Vabbè, questo sono io che mangio ancora e ancora e poi entro in un trullo, faccio un giretto all'interno e nulla. Come salire su un trullo in meno di 15 secondi per la storia. Questo è per dimagrire dopo la mangiata. Se vai su Google Foto ci sono. Non sono nel telefono, ma su Google, sul sito Google, su Google, le trovi. Quale avete scelto? Non penso interessi. Ah, vedi. Comunque, Gravina, dicevo. Gravina in Puglia è meglio di Matera. È inutile negare che Matera... Oggi se ne parla di più, ma prima che diventasse la capitale culturale 2019, non è che proprio tutti la conoscessero, anzi, soprattutto all'estero, non la conosceva nessuno. Se dobbiamo anche pensare al passato, è anche stata soprannominata città della vergogna d'Italia in passato, prima di diventare un vero e proprio fiore all'occhiello. Però c'è Gravina che ha tutte quelle chiese rupestri, c'è la stessa vista poi sulla città,
Cioè, Gravina è molto simile. La Erdeca, che è un ottimo vino, di mangiare si mangia benissimo. Mi ha stupito veramente tanto, cioè mi aspettavo fosse bella, ma non così bella. E questo quesito viene fuori un po' dal fatto che, dalle storie su Instagram, se non mi conoscete, è lì che pubblico subito tutte le storie, o comunque i primi video, più o meno in tempo reale di dove sono. Quindi lì avete tutte le prime preview. Se volete seguitemi lì. Ma su Instagram, mettendo le prime storie di Gravina, prima che montassi questo video, tutti mi dicevano: wow, sei a Matera, bellissima Matera. Io dicevo: no zio, guarda che non sono a Matera, questa è Gravina. Ed è una figata, cioè c'è l'ossario, c'è veramente un sacco di roba da vedere. Quindi io consiglio una bellissima gita a Gravina. Se siete di Gravina, ditemi cosa ne pensate. Se siete di Matera, ditemi cosa ne pensate. Se non siete di nessuno dei due posti, ditemi lo stesso cosa ne pensate. C'è un cagnolino. Oh, perché c'era un cagnolino che... Vabbè, ciao, ci vediamo al prossimo video.